Società Italiana di Chirurgia, grande protagonista del convegno organizzato in Senato, formazione del chirurgo generale oggi ed è per migliorarla. Sentiamo subito il presidente Paolo De Paolis, il perché di questo convegno, l'importanza del convegno e soprattutto l'importanza di un confronto concreto con il mondo della politica. Quello della formazione è uno dei temi che si collegano al mondo della chirurgia in particolare, che sta vivendo un momento di sofferenza. Lo sappiamo per quelle che sono le difficoltà dei giovani, visto che si parla di formazione, ma la formazione non si esaurisce con l'acquisizione della specializzazione, continua lungo tutto il percorso professionale, è una formazione in itinere che deve essere sempre più attenta e questo trova effettivamente ad oggi i nostri professionisti in una difficoltà che devono colmare con risorse spesso personali, spesso con grandi difficoltà come dicevamo. La domanda che in molti si pongono in questo momento è cosa può fare la politica concretamente per dare una mano alla categoria, a tutto il comparto sanitario, ma in particolare alla categoria dei chirurghi e dei giovani chirurghi. La politica sta già acquisendo questi dati, il fatto che la programmazione vada continuamente rivista alla luce delle necessità è un dato fondamentale perché è da questi numeri che si parte, ma deve soprattutto cogliere il momento formativo, che come dicevamo è un momento di professionalità continua, senza la quale i nostri chirurghi, che ad oggi sono sempre stati sul più alto livello internazionale, continuino ad esserlo e non fuggano all'estero proprio in ragione di questa loro capacità dimostrata negli anni. Sappiamo di essere molto appetibili là dove altre nazioni hanno aperto le porte ai nostri giovani formati con le nostre risorse. Questo deve essere un sistema che li trattiene invece di farli fuggire. Uno dei problemi emersi durante il convegno è sicuramente la fuga dei cervelli, dei giovani cervelli. Addirittura ci sono degli headhunter, dei cacciatori di teste che vengono negli ospedali italiani per accaparrarsi i chirurghi migliori. Allora, quale soluzione? L'abbiamo chiesto naturalmente al presidente De Paolis. È un problema, è un'altra espressione di questa difficoltà che abbiamo noi, hanno anche altri paesi. Ecco il perché si alza l'asticella del professionista e quello che la raggiunge è così ambito. Così ambito che anche dall'estero lo si va a cercare, perché un professionista capace è una risorsa straordinaria, non solo per i suoi pazienti, ma lo è per l'intero sistema. Quindi formare questi professionisti è un merito ed è una capacità che va riconosciuta, trattenerli deve essere il secondo step ed è quanto oggi abbiamo messo in campo. E la nuova legge dice...